Bentrovati a tutte e a tutti da Team Informatico Venturs a questa piccola lezione pratica numero 3 sul ambiente di sviluppo Visual Studio 2019 e su praticamente Visual Basic. L'applicazione che andremo oggi a presentare, che io ho già realizzato e quindi vi farò vedere brevemente, perché alla fine ci interessa la sintesi del lavoro che uno svolge per la progettazione dell'applicazione, è un'applicazione che vi farà vedere come utilizzare il controllo data grid. Controllo data grid che, diciamo, nell'idea Microsoft è un controllo che viene utilizzato per visualizzare, modificare e aggiornare dati provenienti da qualunque sorgente dati. In particolar modo, il data grid consente di ricevere dati da un database, da un foglio Excel o da una qualunque altra sorgente dati. Oggi però noi non vedremo questo aspetto qui, ma vedremo l'aspetto più elementare. Poi immaginiamo un attimo di voler gestire, diciamo, una semplice operazione con le matrici e di poter visualizzare appunto questa matrice nel nostro database e quindi poi dopo eventualmente ricompiere delle operazioni. Allora, in effetti, noi che cosa abbiamo definito nella form? Abbiamo fatto sempre, ovviamente, la solita procedura, file, crea nuova produzione, Windows Core, Visual Basic, App for Application, ovviamente come voce, abbiamo scelto il nome del progetto, abbiamo salvato il progetto e immediatamente si è stato creato questo form, nel quale form io ho posizionato questo controllo, che appunto è il nostro data grid. Vediamo un attimo da dove si riferisce dalla barra di strumenti, basterà scrivere qui data grid e subito praticamente il controllo è disponibile. Data grid view è il nome completo. Ovviamente io lo potrei trascinare qui sopra, ma non lo faccio perché già l'abbiamo fatto. Gli altri controlli li abbiamo già inseriti altre volte. In particolar modo abbiamo inserito il controllo label, che sarà un'etichetta praticamente per quanto riguarda questo data grid. Poi avremo praticamente label 2, che è un controllo che è un'etichetta di output che visualizzerà appunto un testo. Il controllo testbox, che non farà altro che visualizzare praticamente il risultato dell'operazione sulla matrice. E quattro pulsanti, il primo per caricare la matrice, dopo aver chiesto le dimensioni della matrice, righe e colonne, numero di righe e colonne, il secondo per eventualmente cancellare la matrice nel data grid view, il terzo per sommare gli elementi della matrice, quindi di ottenere un'unica somma complessiva per motivi di semplicità, e il quarto per terminare il programma. Andiamo a esaminare i nomi dei controlli che abbiamo assegnato sempre con la stessa notazione. Abbiamo dato praticamente al controllo carica matrice, abbiamo rimasto button 1, al controllo cancella matrice abbiamo messo cancella, cmd cancella, a somma matrice cmd somma e cmd praticamente fine per quanto riguarda diciamo il termine applicativo. Andiamo a modificare tutto qui e andiamo a inserire nella rete del controllo un nome appropriato, cmd carica. Perfetto. Il data review, in realtà che in questo momento compare assolutamente vuoto, può essere chiaramente modificato praticamente perché possiamo andare a aggiungere in maniera statica, ma noi non lo facciamo adesso, delle colonne. Possiamo definire, diciamo, delle caratteristiche del data grid come anche le etichette. Se noi andiamo praticamente nella finestra di ispezione di proprietà, io ho dato il nome al data grid praticamente l'ho chiamato table ctrl, dove table ctrl appunto è il nome del nostro controllo. Andando a esplorare però un po' più da vicino le proprietà ci si rende conto che in realtà ci sono tantissime proprietà che possono essere cambiate, il numero delle colonne, le intestazioni. Noi tutto questo lo faremo praticamente attraverso il codice, proprio perché vogliamo fare in modo che la progettazione ci aiuti, ma al tempo stesso tutte, diciamo, le informazioni necessarie alla nostra applicazione vengano passate in maniera dinamica attraverso il codice.
la solita procedura, puoi stare inserito nel progetto un modulo esterno, appunto, quindi aggiungi praticamente modulo, ricordate, l'abbiamo fatto già nella videolezione precedente, nella precedente ancora, aggiungi modulo e abbiamo inserito, praticamente l'ho fatto giusto vedere, il modulo praticamente standard di Visual Studio, che è appunto un modulo di codice Visual Basic, nella quale io implemento tutta la parte di controllo del mio codice. Infatti, quello che deve essere chiaro fin da subito è che in realtà separo in maniera netta la parte di interfacciamento e di gestione dell'interfaccia grafica con la parte di codice. Andiamo a vedere che cosa succede allo scaturire degli eventi dei bottoni. Sulla carica, andando a fare doppio clic, che ovviamente adesso ha il nome button 1 e quindi adesso io devo cambiarla perché non è più button 1 ma è CMD carica in base al cambiamento che abbiamo fatto. Perfetto. Ok. Abbiamo praticamente richiamato una procedura carica che non prende parametri. Poi, nella funzione di cancella matrice, invece andiamo a cancellare tutte le righe con praticamente la collezione row metodo clear, che cancella tutte le righe all'interno della nostra matrice. Dopodiché rimuove passo dopo passo anche praticamente tutti gli elementi di cella della colonna, sempre attraverso columns, che è una collezione, quindi una raccolta di colonne, metodo remove, CSTRD, praticamente si va a rimuovere tutte diciamo, le informazioni legate alla matrice. Andiamo a vedere più da vicino la formula, la prima volta che la utilizzeremo, inizializzerà le libre delle etichette ai valori stringa attraverso il metodo text della classe. Nella somma vado a chiamare calcolaSum, anche questa è una funzione, procedura per la verità, che si attiverà al richiamo appunto della mia, diciamo così, pressione del bottone somma. Perfetto, quindi diciamo qua dal punto di vista del codice non c'è molto di interessante, perché in realtà come vedete nella classe form ho utilizzato proprio il minimo di controllo indispensabile. La parte più interessante, che poi vi allegherò anche all'articolo che sarà presente appunto sul sito web, appunto, è proprio questa qua. Noi cosa facciamo? Allora, andiamo a definire la matrice. Guardate qui questa notazione che è molto differente da altre lingue di programmazione, nel quale il numero delle righe e il numero delle colonne e comunque l'elemento di riga colonna viene separato da una virgola. Come interi, numero di righe e colonne nm, interi, la somma intera. Nella carica io vado a chiedere, dopo aver definito le variabili locali, praticamente i e j, vado a chiedere praticamente il numero delle righe e il numero delle colonne. Immediatamente vado ad aggiungere alla collezione delle mie colonne praticamente una colonna nella quale gli vado a inserire sia un'etichetta, appunto, che praticamente diciamo l'indice della colonna che io sto andando ad aggiungere, ci vado a una. Lo stesso faccio per le righe, vado a preparare mediante praticamente form table CTRL collezione row, aggiungo la riga e poi vado ad aggiungere al riga header cell il valore praticamente dell'indice. Quindi questo mi costruisce semplicemente il contorno del mio data grid view secondo quello che io ho impostato. Ti voglio far vedere, giusto per completezza, quali sono gli argomenti che lui si aspetta di trovare all'interno di questo metodo add, perché giustamente tu dovresti dire perché è stato inserito questo. Allora, perché lui si aspetta praticamente il numero della colonna e poi eventualmente un altro argomento che è appunto, diciamo così, la nostra etichetta. Quindi questo è fondamentale, andiamo a inserire qui dentro, quindi qui c'era la colonna i, virgola CSTR, che è una funzione che appunto converte diciamo un numero in una key, e qui abbiamo ripristinato le normali funzionalità. A questo punto ti faccio vedere inoltre che cosa succede dopo. Dopodiché immediatamente ti fa il doppio ciclo e ti carica la matrice, chiedendo all'utente con la input box di mettere in dialogo,
commerciale concatena del testo, appunto, i dati da inserire nella matrice. Poi, attraverso il controllo pubblico della classe form 1, vado ad aggiungere una posizione diminuita dell'unità, perché comunque la data che più conteggia la matrice da 0, sia per le colonne che per le righe, vado ad aggiungere il valore dell'elemento matrice lì. Ovviamente potevo far partire la matrice anche qui da 0, però diciamo per comodità in questo caso utilizziamo questa notazione. Quindi diciamo questa è la parte più articolata. Andiamo alla calcolatum, è molto banale, si fa un banalissimo doppio ciclo, un algoritmo molto molto rudimentale, molto semplice, e si somma la matrice. Alla fine il risultato viene piazzato all'interno di una calcolatum. Perfetto, se non abbiamo commesso errori nella battitura del codice o comunque nell'impostazione del nostro progetto, possiamo andare a provare il nostro progetto. Facciamo play, attendiamo un attimo che parte praticamente il nostro for. Ovviamente lui aspetta il nostro avvio, che faccio carica matrice, in questo caso inserisco due righe e due colonne, ed ecco qui che immediatamente vengono inserite le etichette nelle righe delle colonne. A questo punto inserisco gli elementi di matrice 3, 1, 2 e 4. Se noi pensiamo che la somma è 1 più 3 fa 4, più 2 fa 6, più 4 dovrebbe fare 10. Vediamo un attimo se ci troviamo calcolando la somma. Abbiamo cancellato la matrice. Facciamo il nostro procedimento, due righe, quindi abbiamo detto 1, 2, 3 e 4, perfetto, calcoliamo la somma della matrice e come si vede la somma è 10. Quello che diciamo, voglio sottolineare è che se io vado a modificare ad esempio questo elemento, la somma non mi cambia, ma questo è un fatto assolutamente naturale perché chiaramente io non vado a riscansionare un'altra volta la matrice che sta nella grid data grid view, perché chiaramente la matrice sta memorizzata una variabile strutturata in memoria centrale e quindi devo trovare eventualmente un sistema per poterlo aggiornare. Questo lo lascio qui per esercizio, ma è abbastanza semplice perché in realtà si tratta di andare a rileggere tutta la matrice attraverso una funzione, diciamo, ausiliaria, che fa un'altra volta la scansione del data di più e ti fa praticamente l'invocazione della nuova matrice per la nuova somma. Quindi sostanzialmente questo è un po' diciamo la questione. Fine programma, ovviamente si uscirà dal programma, ok? E quindi abbiamo terminato. Quello che vi stavo dicendo prima, per poter fare per esercizi, appunto, se la vostra matrice ovviamente non cambia le dimensioni, e che poi praticamente in effetti diciamo controllo con noi aggiornato e ti ricalca la somma. Come ultima cosa vi faccio vedere come cambiare il nome di questa barra del titolo. Posso farlo in maniera statica andando sulla text e quindi scrivendo qui prova, praticamente andare nella mia text e scrivere prova, ok, oppure possiamo farlo in maniera dinamica. In che modo? Andiamo nel modulo. Nel modulo io ho preparato una semplice procedura con una sola riga di testo che mi cambia la proprietà text del form in operazioni matrici. Perché non l'ho potuta fare all'interno della mia formula? Adesso lo spiego. Allora, andiamo a vedere un attimo. Noi ricordiamoci sempre che quando creiamo un form viene creata una classe pubblica di nome form 1 e quindi in questo caso nella formula che è l'evento associato al primo avvio dell'applicazione che viene caricata con il form 1, io non posso andare a invocare direttamente il metodo form1.text. Faccio vedere perché quando lo vado a scrivere lui mi dà l'errore. E mi dà l'errore, perché l'errore che ti dice è che io non posso richiamare una classe in se stessa, che giustamente form 1 è il nome della classe che io sto andando a considerare praticamente. Forse potremmo utilizzare mi.text, vediamo un attimo,
potremmo cambiarlo con prova. Vediamo un attimo che cosa succede. Mettiamo il commento, qua commentiamo questa riga e vediamo prova. Lo scriviamo come prova 2, ok, giusto per vedere un attimo la differenza. Parte l'applicazione e difatti viene chiamato con prova 2 perché mi rappresenta l'oggetto istanziato e quindi questo lo possiamo fare in questo modo. Se invece vogliamo richiamare direttamente una funzione più generalizzata, che può essere una funzione anche interna alla classe, ma che deve essere comunque una funzione legata semplicemente al form, e quindi privata, posso anche utilizzare una, diciamo, una funzione esterna all'interno di un modulo che mi cambia tutte le proprietà del mio form. Voglio dire, ce ne sono tantissime di queste proprietà che possiamo cambiare. Va bene, con quest'ultimo appunto io ho terminato. Vi ringrazio della partecipazione, vi invito numerosi a seguirmi sul canale, ad iscrivere, a commentare e nella prossima lezione vedremo qualche altro controllo più avanzato. Parleremo ancora del controllo dalla grid view, che è ancora, diciamo, molto molto esteso come funzionalità, e parleremo dell'interfacciamento appunto di questo controllo con la sorgente dati esterna. Grazie, arrivederci.